Lombardia, l'andata, abbiamo giocato contro la Gardonese in casa, abbiamo fatto una bellissima prestazione, stiamo migliorando sempre di più sugli aspetti tecnici che stiamo curando in modo particolare e questo mi soddisfa molto come allenatore, perché vuol dire che le ragazze stanno acquisendo ciò che facciamo in palestra e sono in grado di trasferirle poi in una situazione reale di gioco. Quindi spero che sia di buon auspicio per la partita di sabato, dove giocheremo in campionato contro Volley Adda, con la quale all'andata abbiamo perso 3-1 e loro hanno dentro delle ragazze esperte, tra cui anche una mia ex atleta che ha fatto i nazionali con me, dove abbiamo vinto il bronzo insieme, anche un aspetto affettivo. Noi siamo pronti per giocare a pieno questa partita qua, speriamo di dare continuità al risultato, ai risultati positivi, e mi auguro soprattutto di non fare come l'ultima volta che ho giocato in Coppa, che abbiamo fatto una gran partita il giovedì e il sabato dopo siamo entrati molli e abbiamo perso 3-0 abbastanza a mani basse. Niente, loro sono avanti a noi di 6 punti, hanno vinto in effetti 2 partite in più di noi, quindi vediamo se poi effettivamente noi cominciamo a risalire un po' la classifica, perché questo è un po' quello che ci aspettiamo dal lavoro che facciamo con queste ragazze molto giovani, che chiaramente hanno dei margini migliori di miglioramento notevoli e che chiaramente ci vuole un po' di tempo per amalgamarle, far capire un po' di cose, e mi auguro proprio che pian piano, ok, veniamo fuori come squadra.